questa strada del centro papalino, 50 anni fa, nacque la Roma. Questa la sua prima sede sociale. Questo invece l'indirizzo del suo famoso campo testaccio, un campo che oggi è così. L'inaugurazione di Testaccio, eccola, è del 3 novembre 1929. Per la cronaca, la Roma superò quel giorno il Brescia per 2-1 e la prima rete di Testaccio la segnò Volk, supercannoniere dell'epoca. Eccoci adesso al 5-0 sulla Juventus. Combi, Rosetta, Caligaris, Monti, Bertolini, il quinquennio d'oro è già cominciato. Quel giorno però la zebra viene distrutta da questi 11 lupi agguerriti. Fra poco, dopo un palo romanista, le reti di Lombardo e Volk. Nella squadra giallorossa giocano campioni e Chelsea. Questo cartello, lo vedete, è dedicato ai cugini della Lazio. Siamo nel 33-34. Quel giorno le aquile non volano e i giallorossi sono in stato di grazia. La mancanza di filmati apprezzabili degli anni 30 ci fa andare dritti sullo scudetto del 1942. Uno scudetto magari inatteso, ma non per questo meno valido. Tuffiamoci nel passato con altri due protagonisti, Guido Masetti e Amedeo Amadei. Vivo il ricordo di questo campionato che abbiamo vinto, l'unico per la grande Roma. Noi siamo stati una squadra compatta di amici, realmente amici, che se si voleva bene uno con l'altro. Si era guidati da un allenatore il quale faceva il padre per noi tutti quanti. I giocatori nostri erano ragazzi di pieni di entusiasmo, specialmente all'attacco, dove c'era Amadei, Pantò, Borsetti, Cossia, Criesio. Io ero il capitano e Donati era il vice capitano. Il gioco era bellissimo, era semplice. Abbiamo fatto dei grandi incontri, delle ottime partite, da ricordarsi per esempio quella con il Venezia, a Venezia vinta per 1-0, dove il nostro capitano Masetti parò anche un rigore e io ebbi la soddisfazione di poter segnare il gol della vittoria, vincemmo 1-0. Altre belle partite le facemmo a Torino, che facemmo 2-2 e segnai due reti io. Altre ottime partite le facemmo contro il Livorno e il Livorno era una squadra venuta su veramente bene con degli giocatori che giocavano il calcio meravigliosamente, tanto che l'anno dopo vinse il Torino il campionato, ma il Livorno gli fu alle costole, solo perché il Livorno perse a Roma che il Torino ebbe questo vantaggio. Insomma, era una Roma che non era creduta quasi da nessuno, tanto che la stampa del Nord dice ma crollerà, finirà da un momento all'altro, e invece seguiremo a mettere risultati positivi. E questo però senza l'ambita idea di arrivare alla fine primi in classifica. E forse questa è stata la cosa migliore, perché si è preso ogni partita con la dovuta serietà, senza un attimo di rilassamento. Ed è stata veramente una gran bella soddisfazione. 22 luglio 1927, a Roma, al numero civico 35 di via Uffici del Vicario, nasce l'Associazione Sportiva Roma. Roma chiamò, e sul tarzone del cupolone, nanna la maglia a due colori e trovò i due colori e Roma nostra. Oggi signora del football, non più maestri né professori, ma sono loro perché Roma c'è già qua. Con Masetti che è il primo portiere,
vieni che gli spunti a gran piacere. Poi c'è Castorello che è Polini, col gran Fulvio Bernardini che sta a scuola all'Argentini. Poi c'è Stafferari San Mediano, bravo nazionale capitano. Tini, Valdanese col Cantino, Lombardo col Sacchino, poi Germano per segnare. Campo d'estaccio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci basterà, ogni partita è una vittoria, ogni romano è buon tifoso sa strillare, petti d'acciaio, passo che fuori, colpi di testa, da fa incantare, passaggi al volo con precisione, vola il pallone che la rete va a trovare. Quando che comincia la partita, ogni tifosetta sei partita, brilla forza Roma tutto il piano con la bandieretta a mano perché c'è il cuore romano. La gente porca di segna, questo è il gioco Roma ve lo insegna. Ai professori appatentati, siete in pelle liquidati, perché Roma ce la fa.